Giovanni Klebtore del Greco Comuni Vesuviani vicino agli studenti durante l'emergenza Covid. Donate delle SIM per consentire la didattica a distanza agli alunni meno ambienti di 3 istituti del territorio cittadino, Don Bosco d'Assisi, Falcone Scauda e De Nicola Sasso. Ai nostri microfoni il presidente Raffaele Ciavolino. L'idea delle SIM ci è venuta quando abbiamo visto in piena pandemia la difficoltà di molti studenti non abbienti a potersi eventualmente collegare. In realtà non siamo partiti con l'idea subito delle SIM, ma la nostra partenza era per cercare di convincere il comune ad allargare il wifi comunale e chiaramente con nostra partecipazione anche economica, se fosse stato necessario. Però i tempi sarebbero stati molto lunghi e forse anche il dispendio economico sarebbe stato eccessivo. Per cui grazie soprattutto all'idea di un nostro socio, il dottore Claudio Polese, che è un funzionario della Telecom, abbiamo pensato a questa iniziativa e abbiamo trovato la possibilità che con una cifra tutto sommato molto accessibile si riusciva a dare perlomeno per ogni scuola una ventina di abbonamenti per un anno intero per l'utilizzo del wifi e dell'internet tramite queste schede. Ci siamo attivati e abbiamo subito contattato varie scuole, in particolare la De Nicola Sasso, la Don Bosco d'Assisi e la Falcone Scauda, le quali chiaramente molto volentieri hanno accettato. Ringrazio ovviamente le dirigenti scolastiche dei 3 istituti di aver accettato e tutte le persone che intorno insieme ci hanno dato una mano per realizzare questa nostra idea. Non sono mancati i ringraziamenti delle dirigenti scolastiche Rosanna Mirati, Maria José Abilitato e Alessandra Tallarico. Il finanziamento ricevuto ci ha consentito di supportare i nostri studenti che non avevano la possibilità di seguire la didattica a distanza per mancanza del collegamento a internet. La scuola ha dotato gli studenti che ne hanno fatto richiesta di tablet o PC per poter partecipare alla didattica a distanza, che rappresentava l'unica possibilità per gli studenti di continuare il loro percorso didattico formativo. Pertanto il contributo offertoci dal Rotary ha consentito di dotare gli alunni degli ausili, in particolare della connessione ad internet, per poter partecipare alle lezioni. Siamo contenti di essere stati tra le scuole individuate dal Rotary per essere supportati in tali acquisti, in quanto per i nostri alunni sono stati determinanti per poter svolgere le lezioni. Auspichiamo una sempre maggiore collaborazione tra le associazioni del territorio e la scuola per poter mettere in campo delle iniziative che possano sempre più tutelare il diritto allo studio dei nostri alunni, intervenendo a supporto delle scuole per poter far sì che tutti gli alunni possano giovarsi di quelle che sono le opportunità messe a punto dalla tecnologia che consentono di poter continuare adeguatamente il loro percorso formativo. Il Rotary, sezione editore del Greco, accompagna da anni questa scuola, l'Istituto Comprensivo Falcone Scauda. E ci ha accompagnato, ci ha sostenuto anche in un momento particolare, difficile, come quello dell'attuazione della didattica a distanza per la pandemia che tutti conosciamo. Il presidente Ciavolino, l'architetto Ettore Fidanza, componente del direttivo del Rotary, anche questa volta non ci hanno abbandonato. Ci hanno fatto dono di un piccolo fondo, per noi grande, per poter acquistare dispositivi, SIM e poter così dare la possibilità ai giovani studenti di poter, anche se a distanza, fare attività di formazione, fare attività didattica.
Il mio vuole essere un ringraziamento per questa presenza costante in ogni momento e in ogni situazione che la scuola vive. Ho accettato volentieri di fare questa intervista per ringraziare l'associazione Rotary dei Comuni Vesuviani perché hanno donato al nostro istituto comprensivo di Nicola Sasso ben 15 SIM dati di 20 giga ogni mese per ogni SIM da destinare ai nostri alunni, gli alunni che a seguito di un monitoraggio effettuato dal nostro istituto fossero in condizioni socio-economiche svantaggiate per potersi collegare quotidianamente su internet, perché non tutte le famiglie hanno la possibilità di avere una rete dati a casa. Visto poi quindi l'emergenza, la sospensione delle attività didattiche in presenza, era necessario che questi alunni fossero messi in condizioni di poter effettuare la didattica a distanza con i propri docenti. Quindi voglio ringraziare veramente il presidente della Rotary, Raffaele Ciavolino, perché con questa donazione veramente sono venuti incontro alle esigenze di diversi nostri alunni, anche perché i fondi che abbiamo avuto dallo Stato, quindi dal MIUR, sono stati stanziati soprattutto per acquistare tablet che abbiamo dato puntualmente, incomodato d'uso sempre agli alunni che fossero svantaggiati socialmente, economicamente, e quindi poi acquistare anche delle SIM rete dati per l'istituto diventava veramente quasi impossibile perché i fondi sono limitati, non possiamo accontentare poi tutta la platea, anche perché essendo un istituto comprensivo l'istituto vanta di numero di iscrizioni veramente notevole, oltre i 1200 alunni, quindi veramente ringrazio non solo poi Raffaele Ciavolino, ma anche il segretario della Rotary, Ettore Fidanza, l'architetto Ettore Fidanza.